prepariamo un dolce insieme alla nostra Giusy. Allora, facciamo una torta da mille e una notte. Quale sarà? Lo ricordiamo. Crostata autunnale. Crostata autunnale, che detto così sembra una crostatina molto semplice. Ma che cosa avrà? Come sarà farcita? È molto particolare perché ha una base di frolla e una torta cotta all'interno. Tutto all'interno? Sì. Quindi vediamo un procedimento nuovo. Va bene. Okay. Le fasi sono diverse. Partiamo subito dalla pasta frolla. Ingredienti e poi iniziamo insieme a preparare la base di questa crostata al cioccolato e agrumi. Occorrono per la pasta frolla 400 g di burro, 170 g di zucchero a velo, 75 g di uova, 20 g di tuorlo, 450 g di farina, 100 g di farina di mandorla e 50 g di fecola. Allora, iniziamo da questa pasta frolla che tu hai denominato montata. Sì. Qual è la differenza tra la classica che noi di solito utilizziamo in cucina e la pasta frolla montata? Allora, perché si chiama così? Si chiama montata perché montiamo il burro con lo zucchero come se fosse un pan di, diciamo, una torta al burro, no? Una margherita. Uh-huh. A differenza della frolla normale, tradizionale, che invece si parte con il burro e si parte con la farina. Uh-huh. Quindi non si aggiungono lo zucchero, non si fa montare, si fa sabbiare. Okay. Che è diverso. Va Perdonate, bene. Oggi ho poca voce. Hai cantato? Diciamo di sì, va. E dove sei stata? Ho preso freddo. Ah, hai preso freddo? Sì. Pensavo fossi andata ad un concerto. Sì, sono appassionata di karaoke. Ah, di karaoke. Va bene, poi qualche volta mentre prepariamo una bella ricetta e un bel dolce, cantiamo. Lo sì, facciamo con contemporaneamente, piacere, naturalmente con il nostro maestro. Iniziamo a preparare la pasta frolla. No, invece no. Iniziamo con la mousse. Con la mousse? L'ultima cosa che ci serve, ma è la prima che va fatta. Allora, perché... facciamo una cosa. Ci segniamo anche gli ingredienti della mousse, così capiamo che cosa dobbiamo procurarci per realizzare la mousse. Vorrei la pagina grafica della mousse dalla regia, vediamo se è pronta. So che hanno preparato anche quella, così possiamo anche segnare dettagliatamente, ecco, che cosa ci occorre per la mousse di caffè ed agrumi. Sì. 200 ml di latte fresco, 300 g di cioccolato al latte, 400 ml di panna semimontata, 4 g di caffè in polvere e poi un'arancia e due mandarini. Assolutamente. Quindi partiamo prima dalla mousse, poi vediamo la pasta frolla. Sì. Allora, primo è una mousse detta metodo ganache, quindi è semplicissima. Si fa una ganache con il cioccolato fuso e liquido in ebollizione. Qui abbiamo, ho già pesato il nostro latte, ieri l'ho messo in infusione a freddo in frigorifero con caffè, i due mandarini e l'arancia. Ieri perché? Ieri perché tutti gli oli essenziali degli agrumi vengono trasferiti senza essere, diciamo, rovinati. Okay. Con calma nella notte in frigo. Allora, il giorno prima dobbiamo ricordarci di mettere il latte in frigo. È molto più intenso, io preferisco il metodo a freddo di quello a caldo. Poi. Cosa ho fatto poi? Ho fuso il cioccolato. Ok, questo è cioccolato al latte sciolto. Sì. L'ho appena tenuto in caldo in forno in modo che rimane sempre fuso. Bene. Poi qui ho portato ad ebollizione latte con le varie... Il latte che hai messo in frigo ieri sera. Sì, adesso infatti è bollentissimo. Sì. È vero. Ebollizione, appena uscito dal micro. Fumante. Nel frattempo abbiamo la panna semimontata e qui invece ho aggiunto anche della gelatina, che non c'è in ricetta. Se volete metterla... va bene anche per l'estate. Io ho messo 5 g di gelatina in polvere e 50 g di acqua, segnatelo. Quindi se la volete. Gelatina eventualmente potremmo metterla. La gelatina va meglio se usata a sac à poche come la uso io oggi. Ah, okay. Altrimenti se è un dolce al cucchiaio va bene anche senza gelatina. Va bene. Cosa facciamo? Con una frusta andiamo ad aggiungere, la frusta è un po' grande in realtà, non mi trovo bene. Usiamo questa nostra Marisa. Cosa facciamo? Come andiamo si ad aggiungere Marisa. Sì. Ah, Marisa. Si chiama Marisa, le capentole, però Marisa è più gergo, diciamo. Marisa non l'avevo mai sentito, ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Allora, senti, andiamo. Marisa che fa? Giri con andiamo Marisa. Andiamo ad aggiungere a filo il liquido in tre volte, la prima. Sì. Cosa facciamo? Dobbiamo fare in modo che il liquido venga tutto quanto amalgamato per bene. Questa è la base di una ganache, quindi se a casa vuoi fare una ganache, che sarebbe quella cremina goduriosa che si può mangiare anche a cucchiaio, che buonissima. Quando la mangi non capisci più niente, sì, ne è vuoi proprio ancora, quella. Lo so. A me piace molto caffè e agrumi. Caffè e agrumi, è un abbinamento che mi piace tantissimo. Anche oggi cioccolato lo e agrumi. È molto poi alla fine questa crostata sarà con cioccolato e agrumi. E questo tocco di caffè, che tipo di effetto avrà?
si sentirà, perché il cioccolato comunque è un sapore delicato. Forte. C'è poco caffè, non è tantissimo, si sentirà delicato. Comunque. Sto aggiungendo la seconda parte dopo che la prima è stata presa, non vedete più il liquido. Dico giù, si sentirà sotto il palato quel tocco di caffè? No, si è molto molto delicato, molto delicato. Quindi guardate, io continuo ad aggiungere fino a quando viene preso. Tengo la spatola pressata sul fondo. Ah, sì? In questa maniera la Marisa deve premere sul fondo. Scusate, guarda chi ti ho portato. Oh, ciao! Buongiorno! Ciao! Francesco Pannofino. Ciao, Giusy! Facciamo un mix un po' invernale. Bene, vi lasciamo proseguire. A Natale ho fatto un fioretto, però ci sono riuscita in parte. Ma oggi mi metterò d'impegno perché dovrò assaggiare anch'io, ahimè, questa crostata fantastica. Mi tocca. Che stiamo realizzando con Giusy. È una crostata al cioccolato con caffè e agrumi. Sì. Detto bene? Sì, benissimo. Va bene. Allora, eravamo rimasti quindi alla nostra ganache. Facciamo un piccolo riepilogo. Che cosa abbiamo fatto fino ad ora? Cioccolato fuso. Latte riscaldato quasi ebollizione con i nostri aromi, quindi l'arancia, il mandarino, il caffè. Abbiamo versato in 3 volte il latte caldo sul cioccolato fuso. Adesso andiamo ad aggiungere la gelatina, che io vado a idratare, gelatina in polvere, con un pochino di acqua. Acqua naturale? Sì, acqua. Acqua naturale a temperatura ambiente? Temperatura ambiente, okay. In modo che rimane fusa, l'aggiungiamo. Poi andremo ad aggiungere questa miscela. Quindi ricordami, a che cosa servirà l'aggiunta della gelatina? La gelatina ci serve per lavorare la mousse col sac à poche. Ah, già è vero. Con la tasca da pasticcere. Renderla un po' più cremosa, soda. Più soda. Sì, un po' più soda. Adesso andiamo ad aggiungere la parte liquida su una parte un pochino più corposa, diciamo. Quindi andiamo ad aggiungere senza paura. In questa maniera. No, ma che paura, ma guarda che momento, io proprio non sapete che... Dal basso verso l'alto, mi raccomando. Sto provando questo momento ad essere qui. La consistenza è giusto che sia così, un po' liquida. Mm-hmm. Adesso deve rapprendere in frigorifero per il minimo 3 ore. Ah, okay? 3 ore? Sì. Tu naturalmente hai già pronta. Precedentemente fatto tutto a casa. Il secondo step sarà adesso la creazione del biscotto, sì, giusto? Il biscotto morbido. Che è un biscotto che si può utilizzare anche al di là. Tutte le ricette che vi do le potete anche usare singolarmente, sono buonissime. Questo biscotto va bene per fare un arrotolato con della panna all'interno, per dire, molto semplice. Quindi si può stendere in carta da forno, in una teglia, ed è semplice. E a cosa così servirà in questa crostata? Questo invece è il ripieno della nostra pasta frolla oggi. Ah, il ripieno della pasta frolla. È una crostata differente, sì, non ha crema. Allora, facciamo così. Prima di iniziare a realizzare questo biscotto morbido, vi voglio dare tutte le dosi, perché anche per il biscotto ci sono delle dosi a parte. Segnate carta e penne, vediamo la nostra pagina grafica per il biscotto morbido al cioccolato. Occorrono 250 g di uova, 100 g di zucchero, 35 g di cioccolato fondente al 70%, 15 g di burro fuso, 38 g di farina, 10 g di farina di mandorla, 8 g di cacao e un'arancia. Sì. Benissimo, la preparazione è molto veloce. È velocissima. Velocissima. Abbiamo Vediamo. Le polveri tutte quante già pesate qui. Quindi baking, farina, cacao e farina di mandorla. Che cos'è il baking? Sì, è il lievito da pasticceria, quello vanigliato. Allora abbiamo lievito, poi... Farina, cacao e farina di mandorle. Benissimo. Perfetto. Qui abbiamo lo zucchero, qui abbiamo burro e cioccolato già fuso. E qui abbiamo le uova e all'interno io gli ho grattato l'arancia. Ok. Pochissima arancia, giusto per dare un insapore un po' più interessante, perché avremo la marmellata d'arancia, la mousse già all'arancia, quindi ricorre meglio l'arancia in questa ricetta. Certo. Quello è l'agrume praticamente. Sì, arancia e mandarino. Cosa faccio? Aggiungo lo zucchero alle polveri, vado a mescolare tutto insieme. Di solito si fa sempre così in pasticceria, le polveri da una parte, le cose cremose dall'altra. I biscotti per gli arrotolati, questi biscuit, si fanno partendo dalle uova montata con lo zucchero. Questa volta la facciamo al contrario, perché vogliamo una consistenza un pochino più, passami il termine, non troppo soffice, un po' più compatta, un po' più cremosa. Quindi è voluta questa scissione. Senti, la farina di mandorle possiamo utilizzarla anche in altre ricette? In questo caso perché l'hai inserita? Allora, qui mi dà sia l'umidità,
mi dà la fibra che mi riesce a mantenere ben saldo, diciamo, il biscotto. La farina di mandorla c'è anche nella pasta frolla, quindi ho voluto comunque tenere il sapore della mandorla. Perché la mandorla, buonissimo, sai, da noi poi c'è sempre in questo periodo invernale nei dolci. Mi fa pensare però all'estate a me la mandorla, al latte di mandorle, latte che di mandorla, io amo particolarmente, certo, d'estate. E anche perché poi si raccoglie d'estate, no, la mandorla? Eh beh, sì. Allora, cosa ho fatto? Ho aggiunto le uova. Adesso andiamo ad aggiungere semplicemente questa parte qui di cioccolato e burro fuso. Il nostro biscotto è pronto. Cioccolato sempre al latte, cioccolato o fondente? Questa volta è fondente al 70%, come ho letto prima. Sì. Si possono inserire due tipi di cioccolati insieme, quello al latte e quello fondente? No, perché quello fondente alla fine non fa altro che coprire quello al latte, quindi non è... diciamo, sarebbe uno spreco. Adesso concludiamo con Giusy questa crostata buonissima con cioccolato, caffè e agrumi, e poi tra poco assaggiamo. Allora, che cosa abbiamo fatto fino ad ora? La mousse al cioccolato e poi questo biscotto morbido. Quindi abbiamo rispettivamente sul nostro piano cucina, questo è tutto. Questo è il biscotto? Tutto il biscotto preparato. Questa, okay, è la mousse già pronta. E questa è la mousse già pronta. E adesso, bene, andiamo a fare la pasta frolla. Pasta frolla. Allora, che cosa mettiamo subito nella burro planetaria? Burro e zucchero a velo in planetaria. E montiamo. Lo montiamo, andremo ad aggiungergli le uova un po' alla volta e poi aggiungiamo le farine, che sono tutte quante qui. Come sai, io metto, tendo a pesare sempre tutte insieme in modo che risparmiamo del tempo. Bene, no? Allora, mentre tu ti monti questo burro con lo zucchero, io vi do tutti gli ingredienti per la pasta frolla. Questa è la pasta frolla di Giusy. Vediamo che cosa ci occorre. Pagina grafica dalla regia, così anche le signore a casa possono segnare le dosi che occorrono per la pasta frolla, perché ci sono poi varie teorie di pensiero. Però questa è montata. Questa è quella montata e ha comunque un aspetto sempre molto molto gustoso e adatto a qualsiasi tipo di crostata. 400 g di burro, 170 g di zucchero a velo, poi 75 g di uova, 20 g di tuorlo, 450 g di farina, 100 g di farina di mandorla e 50 g di fecola. Questi sono gli ingredienti per la pasta frolla. Allora, okay, montiamo zucchero e zucchero burro. Burro. Zucchero a velo? Sì, zucchero a velo. Perché non quello semolato? Perché si scioglie meglio e ci dà una... Quando vai a mangiare questa frolla, che avendo anche del baking ed essendo montata sembra quasi... Il baking, ricordiamo, sì, il lievito. Scusate, ma è deformazione professionale. Lievito per pasticceri. Sì, ha questa... quasi si scioglie in bocca. Mm-hmm. Non è friabile, è soffice questa pasta frolla. E va benissimo per le crostate con la marmellata. Provatela perché è meravigliosa. Lo faremo. Guardate, burro e zucchero sono già montati. Bene. Poi andiamo. Aggiungiamo le uova. Due uova intere. Sì. È un... tutte le frolle sono comunque molto rapide. Beh, sì, dobbiamo avere la planetaria. Sì, a mano ci vuole. Io che sono un po' antica e non ho la planetaria, ho la frusta quella elettrica, va bene comunque. Va bene uguale, anche perché, okay, non penso... Guarda, qui vengono due torte di questa dimensione, sì, ok? Quindi non penso che tu ne farai due a casa con... No, ma forse col frullino va benissimo. Neanche una, Giusy. Te la porto io, non... Fai grazie, finta di niente. Grazie, grazie. Allora, le uova sono montate. Andiamo ad aggiungere, sì, adesso è sempre importante staccare per bene il burro, mi raccomando, certo, dai bordi, in modo che tutto quanto è amalgamato. Mm-hmm. Andiamo con l'ultima girata e poi con la farina. Poi dobbiamo incorporare la farina, questa sempre gradatamente? No, la farina possiamo anche metterla tutto tutta. Insieme? Sì. Ok, ti reggo io questo, via, e mettiamo la farina. Ricordiamo quanto? 420 grammi. Ok, 420 farina, grammi. Farina, amido, baking, lievito e farina di mandorla. Ok, tutto, okay, insieme, tutto quindi insieme, le polveri tutte, sì, insieme. Giriamo, 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 giriamo. Alla fine la pastella come sarà? Morbida e va messa in un sacchetto, non si può lavorare con il mattarello. Ah, va messa, sì, in un sacchetto? In un sacco da pasticceria che, sì, è già pronta qui. Qui è importante, se fate una crostata tradizionale con la marmellata non è importante, qui è importante che utilizziamo una di queste bocchettine, ok? Tonda, non eccessivamente grande. Quindi praticamente viene messa all'interno della teglia come se fosse una crema? Sì, praticamente. Ah. Eccoci qua, perfetto, guardate com'è morbida. Allora, mettiamo quindi nel sac à poche tutto l'impasto della pasta frolla. Okay, guardate quanto è morbidissima. Ecco perché pasta frolla montata, perché ha un aspetto di una bontà cremoso. I biscotti si possono fare? Si possono fare aggiungendogli naturalmente però degli aromi, qui non c'è niente.
Allora, cosa facciamo? Allora, vediamo come si dispone all'interno della teglia. Io intanto chiamo Michele, i nostri ospiti. Emanuela con Francesco. Fanno Emanuela Rossi. Sì. Allora, stiamo mettendo la pasta frolla sul fondo della teglia. Io sono pronto, che mi sono depurato prima. Ti sei depurato? Estratto. Ti senti più leggero, Michele? Sì, molto. Non ho più... È proprio più semplice. Questa pesantezza addominale. Sto facendo un piccolissimo bordino, sempre con la pasta. Manuela, tu cucini? Ti diletti? Molto poco. In scena, perché faccio la parte in questa commedia di una grande chef. Ma voi non avete il tempo, questo è il problema spesso, è vero? Certo, siamo sempre in giro. Nel frattempo aggiungo metà del biscotto liquido su e vado in forno. Questo è un bello aspetto, eh? In forno, e l'effetto finale è questo, guardate. Già cotto il biscotto. Ecco come viene. Il miracolo. Forno per quanto tempo? Vero? A quanti gradi? Allora, 170 gradi per 20 minuti. Va bene. Poi cosa faccio? Prendo la mia sac à poche già pronta con la mousse. Quale altra sorpresa? No, questa è la mousse che abbiamo fatto. Si chiama sac à poche. Questa si chiama sac à poche. Sac à poche. Sì. Allora, tutti qua si stanno chiedendo, ma assaggiamo o non assaggiamo? Perché è tutto crudo. Sì, è un dubbio che aleggia qua in cucina. Ma se mangia o non se mangia? Guarda che ciuffetti. Che bello. Naturalmente in questo momento possiamo andare a spennellare la superficie con la nostra marmellata di agrumi, che avremmo potuto mettere anche sulla pasta frolla prima di cuocerla. Ma quale superficie? Qui, la superficie del biscotto. Ah, ok. La marmellata, invece quella è fatta di? Questa è mousse, quella scusa, che abbiamo fatto prima. Con arancia e caffè e cioccolato al latte. Ah, che meraviglia, guarda. Scusami, è qui. Certo, chi la vuole assaggiare? Come dice, Francesco, c'è sempre sta venire la fame. Un po' sopra. Sì, mettiti qua, facciamo vedere. Vedere come mangi. Ma sul serio? Fai vedere come mangi. Eccola qui già pronta per l'assaggio. Ma che bello. Guardate! La crosta! Che bello aspetto! Evviva! Com'è? Ottima, veramente complimenti. Stupendo, ne balza la pena. Eccola qui, questa è la crostata al cioccolato con agrumi e caffè. La tagliamo? Assolutamente sì. Sì. Allora, eccoci, tagliamo qua. E poi assaggiamo velocemente. Sì. Io prendo... assaggiare un altro po'. Col termine. Fallo tu, Michele, fallo tu. Io prendo i piattini. Sembra un film di quelli... Un delittaccio. Shining. Ho portato la colazione. Cucchiaini, Giusy, cucchiaini. Si chiamava l'attore di Shining. Verità, allora, faccio io, faccio il padrone di casa, faccio un po'. Pezzi piccoli? Più piccoli? Ecco qua. No, Francesco mi ha detto una grossa. Chi assaggia? No, l'ha detto prima. Grazie. Io quello piccolo. Prova gatto. Sono sfinito. Ti sei stancato? Sì. Sei bravo a tagliare. Sì, devo dire che... pezzi proprio precisissimi. Allora, sentiamo, ascoltiamo il giudizio di Emanuela. Ascoltiamo il giudizio di Emanuela. Com'è questo... la crostata di Giusy? Non ho parole. Ecco. Non ha parole. È un bel giudizio. Francesco ha detto ottimo. Vai Francesco. Vado io? Le tre inconsistenze. Francesco? Interessante. No, scherzo. Veramente eccezionale. Eccezionale. Bravo. Complimenti. Dulcis in fondo. Com'è la crostata? È di rosso. È di rosso. Grazie Giusy. Grazie per essere stato grazie con per noi. Essere, complimenti Giusy. Grazie a voi per essere stati grazie con noi. Grazie a voi. How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help. Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.normaonline.it.